La settimana della cultura calabrese quest'anno si conclude con la 19ª edizione del premio Cassiodoro. Il premio Cassiodoro è un premio dato a delle personalità che vivono e risiedono in Calabria, che non fanno miracoli, ma vivono la loro vita con tranquillità, vivono la loro vita però con un significato. Quest'anno i 10 premiati in qualche modo ci vogliono ricordare che chi è accanto a noi, chi però sta lavorando per il bene comune, in Calabria diventa anche un eroe. Allora premieremo ad esempio i Diavoli Rossi di Tiriolo, proprio per quello che hanno significato quando 40 anni fa è nata questa associazione dopo il sisma in Irpinia. Premieremo ad esempio l'Associazione Culturale Emilia Zinzi, che ha studiato tutto il mondo cistercense in Calabria, in modo particolare anche Corazzo. Ecco, premieremo un sacerdote, un missionario che per tanti anni è stato parroco a Bianchi, Don Battista Cimino, che ha rischiato la sua vita in Africa per aiutare gli altri. Premieremo anche degli imprenditori, degli operatori culturali, degli operatori sociali. Ecco, il premio Cassiodoro vuole essere questo punto di bellezza in Calabria, dove chi fa davvero il bene comune, una volta all'anno o ogni tanto, viene richiamato da tutti e viene posto perché tutti lo possono guardare.